Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale Metal Dog Channel. In questo video parlerò di una saga creata da James Cameron, che è quella di Terminator. Perché, come ho fatto vedere già la settimana scorsa nel cofanetto della Eagle Pictures 4K, c'era appunto Terminator 2 in versione ovviamente 4K, e quindi ho approfittato per guardarmi almeno la trilogia di James Cameron. Terminator nasce proprio dalla mente di James Cameron nel 1984, quando James Cameron scrive e dirige il primo film che è diventato un cult della fantascienza, e io credo che sia il mio Terminator preferito. Questo qui è il Blu-ray del primo Terminator, che io sappia, almeno in Italia, non è ancora uscito in 4K, un po' come molti film di James Cameron, devo dire. La qualità del Blu-ray è abbastanza discreta comunque, anche se secondo me un restauro non sarebbe male. Ma comunque, parlando del film, il primo Terminator è stato proprio un punto di riferimento per quanto riguarda i film di fantascienza. Dalla seconda metà degli anni 80 in poi, sono una serie di film, quello di Terminator, soprattutto il primo e il secondo di Cameron, che poi hanno portato una serie di repliche e in un certo senso cloni al cinema, anche se ovviamente non sono mai riusciti ad avere lo stesso livello dei due Terminator di James Cameron. Allora, Terminator parla che nell'anno che esce il film 1984 vengono inviati dal futuro un Terminator che è un androide, una macchina per uccidere quella che partorirà il capo della resistenza nel futuro, che combatterà contro Skynet. Skynet è appunto il sistema comandato dalle macchine, che poi negli anni viene creato dall'uomo proprio sotto forma di tecnologia che avanza. Infatti c'è tutta una sorta di critica sociale sulla tecnologia che avanzava, e che quindi un giorno questa tecnologia potrà ricontorcersi contro. E pensare che stiamo parlando di un film che è uscito nel 1984, questo fa già immaginare quanto sia già avanti come idee, e quanto Cameron avesse visto lungo sulla tecnologia un po' in generale e sulla tecnologia sotto forma di avvento nel mondo. Comunque, l'altro che viene rimandato dal futuro è Kyle Reese, che ovviamente viene rimandato appunto da John Connor, il leader della resistenza, che deve proteggere sua madre nel presente per non essere uccisa dal Terminator macchina, e quindi fare sì che poi lei riesca a partorire lui stesso nel passato. E insomma, la trama del primo Terminator è questa qui. Non voglio dilungarmi molto sulla trama, un film che penso che hanno visto quasi tutti, anzi se non l'avete visto vi consiglio vivamente di guardarlo, perché i Terminator è davvero una bellissima saga, soprattutto i primi due, e se amate la fantascienza non potrete che non amare i Terminator. L'interpretazione iconica di Schwarzenegger come il Terminator cattivo lo ha portato a farsi un nome nel cinema hollywoodiano, che prima si era già fatto conoscere con Conan, e con Terminator ha avuto, diciamo, la sua conclamazione ufficiale. L'interpretazione di Schwarzenegger è ottima, anche un ottimo Michael Biehn nei panni di Kyle Reese, e una grandissima Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor.
Per quanto riguarda la fotografia del film, devo dire che il film spruzza anni 80 da tutte le parti, però questa cosa a me piace moltissimo. Non fu girato con un budget abbastanza elevato e questo è molto visibile alla durata del film. A guardarlo ora sembra sia invecchiato leggermente male, ma non così eccessivamente. Almeno a me è proprio uno dei motivi per cui lo preferisco di più dell'intera saga. Perché non c'era tutta questa sorta di epicità hollywoodiana da blockbuster. E quindi questa cosa che sia. Che non vuole essere un film così pretenzioso come i suoi sequel, credo che sia una delle cose che mi piacciono di più. D'altronde è anche l'unico Terminator che si affaccia un po' di più sia alla fantascienza e sia all'horror, cioè insomma all'horror in senso molto stretto. C'è qualche piccola influenza all'horror che James Cameron voleva creare una sorta di anti-eroe, però un po' come lo fu Predator Alien in un certo senso, perché si sta parlando comunque di un anti-eroe fantascientifico che però doveva avere quella cosa un po' di cattiveria, un po' di quell'aura di cattivo da film horror in un certo senso. A tratti, infatti, il film può sembrare anche uno slasher, almeno all'inizio. Poi, bellissima. Sì, ci sarà qualche spoiler, quella per attivare sarebbe molto difficile non parlare della saga. E la mia scena preferita è quella di quando il Terminator. Schwarzenegger va in quella stanza d'hotel per cavarsi l'occhio. Ormai sfregiato dopo il combattimento e fa veramente incutere veramente tensione quella scena. D'altronde tutta quella musica ogni volta che Schwarzenegger era in scena, quella musica con quella sorta di tamburi fissi scena per scena, proprio fissi in ogni scena in cui c'è il T-1000. Il Terminator interpretato da Schwarzenegger rendono ancora più inquietante la pellicola. Quindi, colonna sonora stupenda, interpretazione stupenda, una trama che per quei tempi era veramente molto molto avanti e che riesce a prenderti tutte quelle scene dei flashback incentrati nel futuro sulla guerra tra le macchine e gli uomini. Fanno veramente un ottimo effetto su una fantascienza che all'apice, in quel periodo era un po' sia all'apice sia in una sorta di nuova, cercava di prendere una sorta di nuova vita, ecco. Gli effetti speciali possono sembrare un po' vecchio, ma vi assicuro che all'epoca erano un qualcosa di davvero spettacolare. Il film ebbe un successo immediato, oltre a consacrare sia James Cameron, che era agli inizi, e lo stesso Schwarzenegger, che a parte Conan ancora non aveva avuto dei ruoli iconici. Questo portò subito alla scrittura di Terminator 2, il giorno del giudizio. Che ho in questa versione in 4K, 4K della Eagle Pictures, che ho già fatto vedere nel cofanetto. E d'altronde, come qualità video è un po' strana perché James Cameron ha voluto un po' dare una sorta di ventata fresca al girato. Il film risulta veramente molto moderno, ovviamente. L'immagine è stata molto filtrata con un bel po' di DNR e questo ad alcuni non è piaciuto perché in un certo senso è andato un po' ad intaccare l'originalità del girato. A me non è dispiaciuto, però anche io sono più per l'originalità del girato, ma comunque devo dire che la versione in 4K è davvero ottima. La gana è stata eliminata e questa è un'altra cosa che a proprio non è piaciuto perché il film aveva una grana molto costante quando fu girato e quando uscì all'epoca nei cinema.
Ritroviamo Arnold Schwarzenegger nei ruoli iconici del Terminator. Questa volta però Schwarzenegger ha accettato di girare il film soltanto se lui fosse stato il buono, perché nel frattempo Schwarzenegger stava iniziando ad avere una fanbase molto forte e non gli piaceva moltissimo interpretare i cattivi, cosa che secondo me lo ha anche limitato per una parte della sua carriera, ma comunque ritroviamo anche ancora Linda Hamilton nei panni di Sarah Connor e troviamo un giovanissimo Edward Furlong alla sua prima interpretazione per quanto riguarda il figlio di Sarah Connor, ovvero appunto John Connor. Terminator 2, giorno del giudizio, sequel del primo Terminator, vediamo Sarah Connor che adesso è rinchiusa in una prigione per malati mentali, perché ovviamente è andata in giro a raccontare un po' quello che è successo nel primo film, ovviamente nessuno le crede e soprattutto a parlare che lei è appunto la madre di quello che sarà in futuro il capo della resistenza, e cosa che ha fatto anche con tutti i suoi fidanzati, per cui l'hanno lasciata cadendo la pazza, e il povero John Connor ha dovuto passare tutti gli anni della sua infanzia con questo peso della mamma addosso che lei diceva costantemente cosa fare e come comportarsi perché lui doveva salvare il mondo, eccetera, eccetera. E però Skynet manda questa volta un altro Terminator, l'iconico T-1000, interpretato da un Robert Patrick in splendida forma che, nonostante abbia fatto tantissimi film da allora a oggi, viene sempre ricordato e solo per questo film, e sempre il T-100 interpretato da Schwarzenegger, questa volta però per proteggere Sarah Connor e John Connor. Questo è un po' la trama di Terminator 2, molto simile a quella del primo, e nonostante il primo Terminator sia il mio preferito, devo dire che Terminator 2 viene subito dopo, in un certo senso. Sono due capolavori uguali, simili. La bravura di James Cameron è stata proprio quello di riuscire a creare, sia nel primo film sia nel secondo, due capolavori di uguale bellezza. Ovviamente qui il budget è molto più elevato, il film ha più quell'effetto da blockbuster, effetti speciali a non finire. Il film ha un ritmo molto più action rispetto al primo film. Ovviamente Schwarzenegger è sempre in ottima forma nei panni del Terminator, la stessa Linda Hamilton ancora più del primo, che nel frattempo nel secondo la vediamo combattere come una sorta di eroina alla Ellen Ripley di Alien, e già nominato la bella interpretazione di Edward Furlong nei panni di John Connor, che sarebbe poi esploso anche lui in film come American History X, ad esempio, e poi si è andato man mano a bruciare la carriera a causa delle droghe. E lo stesso Robert Patrick, grandissima interpretazione, un attore che a me piace moltissimo e che mi dispiace che venga ricordato soltanto per Terminator 2. D'altronde ricordo che ha fatto anche due stagioni di X-Files. Ha collaborato anche di recente in ambito videoludico facendo i due videogiochi della Bandai Namco, ovvero Man of Medan e House of Ashes il terzo e Little Hope. House of Ashes uscirà a breve, Little Hope della saga The Dark Pictures Anthology. Comunque anche qui troviamo una bellissima colonna sonora, la sceneggiatura è ottima, gli effetti speciali, come ho già detto, sono ottimo. È un film che ha una colorimetria molto più forte rispetto a quello del primo, dovuto anche al budget più elevato. Il Terminator T-1000, che adesso è un
riesce a modellarsi se tocca persone a contatto fisico, quindi può anche diventare, che ne so, un essere in stato liquido e poi ricomporsi. Questa è stata davvero una bellissima cosa per l'epoca, che anche questo ha portato un po' a rivoluzionare un po' la fantascienza, quello che già era stato fatto con il primo Terminator. Dunque, il successo del primo Terminator è stato immenso, il successo del secondo Terminator è stato ancora più immenso, e questo ha portato poi James Cameron, che non aveva intenzione di fare altri Terminator, infatti ha chiuso, diciamo, Terminator 2 con un finale che poteva anche essere concluso qui. In ogni caso, il successo del Terminator 2 ha portato poi James Cameron a rimaneggiare nel 97 Terminator 2 per portarlo in 3D. Che in Italia so che poi non uscì in 3D al cinema, uscì solamente all'estero, che però questa edizione in 3D ricorretta da Cameron è stata poi quella con cui sono partiti per fare il master di questa edizione in 4K. Allora, nel frattempo che è successo? James Cameron non era più interessato a fare gli altri, a continuare la saga, e vengono girati altri tre Terminator di qualità abbastanza altalenante, ma voglio parlare in particolare di Terminator Destino Oscuro, uscito nel 2019, perché finalmente, dopo una ventina d'anni, James Cameron riesce a riappropriarsi dei diritti di Terminator, visto gli insuccessi degli ultimi tre film di fila, per fare il sequel diretto di Terminator 2, Giorno del Giudizio. È uscito Terminator Destino Oscuro nel 2019. Io ho preso in Blu-ray, ancora non avevo i 4K, e un po' mi dispiace non averlo preso in 4K all'epoca. Forse lo prenderò, forse no. In ogni caso, devo dire che come Blu-ray siamo già sulla qualità massima possibile. So che il 4K ha dei dettagli abbastanza più definiti. Però in sostanza anche in Full HD lo spettacolo visivo è davvero eccezionale. Allora, Terminator Destino Oscuro è un film che è stato massacrato da quasi tutti. In verità la critica lo ha abbastanza salvato. Il pubblico però lo ha massacrato, lo ha definito un film senza senso, che ha dato fastidio a alcune scelte di sceneggiatura, che in effetti la sceneggiatura di questo film rispetto agli altri due è un po' altalenante. Il film non è un capolavoro come gli altri due, però rispetto agli altri film della saga è sicuramente quello più riuscito. Io non riesco a capire perché tutto questo accanimento verso questo film. È un film che visto dopo gli altri due, come ho fatto io, assolutamente non sembra così esageratamente brutto come si dice. È un film, secondo me, bello, a me è piaciuto. Troviamo tutto quello che c'è stato negli altri due film. Il Terminator cattivo è una sorta del T-1000 del secondo, ma più potenziale. Infatti può sdoppiarsi. E a livello di trama parliamo che alla fine del secondo Terminator, quello che noi non abbiamo visto in Terminator 2, ossia Skynet in Extremis, aveva mandato un altro T-800 per sconfiggere John Connor, e questa volta ci riesce. Quindi, però, nello stesso tempo, quando questo T-800 uccide John Connor, già è stato scongiurato il giorno del giudizio del secondo, quindi in sostanza Skynet è sconfitta. E quindi nel frattempo non è cambiato assolutamente nulla, perché comunque gli uomini hanno continuato a basarsi sulla tecnologia e hanno creato un'altra nuova rete chiamata Legion, che sta proprio questa Legion avendo gli stessi effetti che poi era quella che avrebbe avuto Skynet. Quindi viene inviato sempre dal futuro, questi due Terminator, que
Questa volta la Terminator che deve proteggere questa ragazza che poi sarà la leader della resistenza futura, viene inviata stesso da lei nel passato per difendere lei da adolescente. E troviamo poi questo Terminator cattivo da ben splendida forma e una Sarah Connor che ormai, distrutta per la perdita di John, passava il tempo a rincorrere tutti i Terminator che venivano mandati indietro nel tempo per cambiare il futuro. E ritroviamo il nostro Arnold Schwarzenegger, che qui è stato il Terminator che ha ucciso il John Connor all'inizio. E quindi sì, qui molti hanno lamentato il fatto che lui, Skynet, essendo stata distrutta, poi non avendo più un obiettivo, ha iniziato a seguire Sarah Connor per arrivare poi ad aiutare la nuova leader della resistenza nel presente. Anche a me non è piaciuta molto la scena del Terminator un po' a casa, tipo stile padre di famiglia. Però devo dire che ci sta, anche se io l'avrei magari detto, ma non l'avrei fatta vedere nel film. La fotografia in questo film a me non è piaciuta particolarmente, ho notato dei grigi in particolare nelle scene buie. La regia si vede che non è di James Cameron, che lui è passato soltanto come produttore. La regia è di Tim Miller, il già regista di Deadpool, che d'altronde ha detto che ha avuto seri problemi con James Cameron e che non è più interessato a girare altri film sotto la direzione di James Cameron. James Cameron ha scritto il film come soggetto e la sceneggiatura è stata poi scritta da vari sceneggiatori. E comunque devo dire che il film riprende appieno la saga di Terminator. Il film è stato un flop colossale. James Cameron ha ideato questo film come l'inizio di una trilogia che poi tutta sequel di Terminator 2, che avrebbe dovuto essere basata su altri due film e poi concludersi definitivamente, sempre con Arnold Schwarzenegger, che però questa volta c'era questa leader della resistenza, questa ragazza messicana. E ripeto, a me il film è piaciuto moltissimo, non è un capolavoro come gli altri due, ma un film che fa assolutamente il suo dovere. Ci sono tantissime scene che ricordano i vecchi Terminator, abbastanza stile Terminator al 100%. Poi questa fine sempre circondata dal fuoco, un po' come era il primo, come era il secondo, come era il terzo. La colonna sonora anche qui ritorna molto più preponderante quella del primo. Sceneggiatura questa volta abbastanza altalenante, cui i momenti migliori sono appunto quelli con Arnold Schwarzenegger. Insomma, una trilogia che a me è piaciuta moltissimo, che vista in fila una dopo l'altra, uno al giorno, davvero ha il suo fascino, anche, ripeto, anche il terzo film del Sino Oscuro ha il suo fascino, che chi non ha apprezzato particolarmente, chi ancora non l'ha visto, lo consiglio vivacemente. Un altro accenno agli altri Terminator che poi non fanno parte di questa trilogia, ovvero Terminator 3, Le macchine ribelli, tratto da Monata a Mosca, ovvero questa bellissima edizione steelbook inglese, che in un certo senso a me è piaciuto molto, film che all'uscita piacque molto, poi col passare del tempo, non so, è diventato una ciofeca per tutti. Io credo che sia il miglior Terminator dopo i 3 di James Cameron. Ovviamente però è un Terminator che segue molto la scia del primo e del secondo, abbastanza simile, con un Joe Connor che poi è adulto ma viene comunque inviato questa Terminatrix, questa donna che si chiama Logan, che vuole ucciderlo, e c'è sempre Schwarzenegger T-800 che deve proteggerlo. Insomma, la trama è sempre la stessa. Un film che ha dei buchi di sceneggiatura enormi, però mi è piaciuto abbastanza, devo dire, nulla da ridire, ovviamente nulla
a confondo il primo e il secondo, poi è uscito Terminator Salvation, che è tutto basato sulla guerra tra i ribelli di John Connor, interpretato da Christian Bale, e le macchine, che a me non ha fatto particolarmente impazzire. E poi è uscito il ciofecone Terminator Genisys nel 2015, che è stato un film allucinante, salti temporali, davvero un casino di roba che non sto qui a raccontare perché a me non è piaciuto per niente, ma già Terminator Salvation non mi ha convinto. Comunque, questo era quello che voleva dire sulla saga di Terminator riguardo quelle appunto di James Cameron, Terminator 2 e Terminator Destino Oscuro. Fatemi sapere a voi se sono piaciuti, soprattutto se vi è piaciuto Destino Oscuro. Che cosa avreste cambiato e cosa invece vi è piaciuto? E se il video vi è piaciuto, lasciate un like, attivate la campanella per le notifiche e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, ciao ciao!